Siamo nel 2009, Parco della Chiusa, Casalecchio di Reno, un parco di altissimo valore. Purtroppo non siamo più in compagnia dell'assessore all'ambiente, la signora Grasselli. Il tanfo è incredibile, nauseante. Siamo davanti nel 2009 nel Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno ad un torrente di acqua di fogna. I cittadini ce l'hanno segnalato, è comparso questo luglio. Nei periodi di secca il tanfo si sente fino al ponte della Porettana e queste acque di fogna scaricano direttamente nel fiume. Ma è possibile in un comune come quello di Casalecchio che nel 2009 ci siano ancora torrenti di acque di fogna che scaricano nel fiume, all'interno di un parco con un torrente che attraversa una strada? Vediamo i bambini che vengono portati dalle loro mamme nel parco, fiduciosi, senza rendersi conto che un ambiente che dovrebbe essere salubre è completamente insalubre, perché ci passa, come nelle favelas brasiliane, un torrente di fogna. La schiuma che si forma giù dalla prima cascata ci ricorda molto quella che si forma nei nostri lavandini con il detersivo. E segnaliamo anche che all'interno di questo parco ci sono persone che vengono a prendere il sole e che passano coi piedi quando l'acqua è bassa in mezzo alle acque. Forse se sapessero che c'è una fogna che scarica qua a pochi metri non farebbero lo stesso. Bene, dalla fogna a cielo aperto di Casalecchio di Regno, Bologna, Italia, vi salutiamo.